A 60 anni dalla firma dei trattati di Roma, la costruzione dell'Europa casa comune, comunità di destino, così come l'avevano pensato, immaginato i padri fondatori, va oggi rilanciata a partire dai giovani, i nativi europei e dalle loro scelte di vita. Per questo ho lanciato il progetto How Do You Feel, un progetto che raccoglie le esperienze delle nostre ragazze, dei nostri ragazzi in viaggio per l'Europa, che dà voce alle loro storie e le fa incontrare con le nostre. Ogni 10 giorni pubblicherò sul mio sito internet www.damianozoffoli.it una testimonianza, la testimonianza di un giovane, e la condividerò sui social per dare spazio all'altra faccia dell'Europa, l'Europa della speranza. Vi invito a partecipare, sul mio sito trovate tutte le indicazioni e le storie. La prima storia che vi voglio far conoscere è quella di Mattia, un giovane del veneziano che ora vive in Olanda. E Mattia è stato il primo a scrivermi e a mandarmi il suo contributo. Lo ringrazio e lo saluto. È una storia che comincia con un denominatore comune a molti ragazzi, a molti nostri ragazzi. C'è la paura, dovuta all'incertezza, alla precarietà, a un futuro che non si vede. E Mattia non si è arreso, è partito, si è messo in viaggio, ha allargato i suoi orizzonti oltre quei confini che l'Unione Europea ha reso un ricordo del passato e che purtroppo qualcuno oggi miope vorrebbe ripristinare. L'Europa ha bisogno di esploratori sul terreno, non di sentinelle che presidiano dall'alto anacronistiche frontiere. Quella di Mattia è una testimonianza preziosa, di quali sono le opportunità di un'Europa che non è solo quello della burocrazia, degli zero virgola, ma Europa che è scambio, crescita, all'insegna del motto uniti nella diversità. Questo è solo il primo capitolo. Restate connessi e alla prossima storia.